È stato arrestato il 27enne italiano di origini marocchine che lo scorso 23 febbraio avrebbe ucciso il 33enne Stefano Leo con una coltellata alla gola in zona Murazzi. Il 27enne Said Mekaout si è costituito in questura, ammettendo il suo stesso reato poche ore dopo la marcia che ha voluto ricordare la vittima. La polizia, per amor di collaborazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si occupano del delitto. Portato al comando di Via Vafè, il giovane, alla presenza del difensore di fiducia, è stato formalmente interrogato e ha confessato l'omicidio. Pare che sul 27enne si fossero già concentrati forti sospetti degli investigatori, incrociando numerose fonti di prova. Due indicazioni del Mekaout è stata trovata anche la presunta arma del delitto, un coltello da cucina che era stato nascosto in una cassetta dell'Enel nello snarco conosciuto familiarmente dai torinesi come Piazza d'Armi, a diversi chilometri di distanza dal luogo del delitto. Il coltello sarà ora inviato ai RIS di Parma per ulteriori accertamenti tecnici. Intanto proseguono le indagini per accertare il movente del gesto.